Siamo saliti a Madonna della Guardia per sentire le campane, le sirene. In questo giorno particolare per Genova, saliti anche per ringraziare la Madonna della Guardia. Ci dispiace dirlo, perché per quelli che se ne sono andati via, perché è successo il 14 agosto, perché se fosse successo un altro giorno dell'anno, probabilmente saremmo a piangere tante, tante altre persone. Monsignore, come ha vissuto questo mese di tragedia genovese, ennesima tragedia? Ma ho cercato solo di riassumere l'anima popolare e possibilmente anche dando a questa tragedia, a questo dolore, un'anima possibilmente, cercando di cogliere quanto di positivo potrebbe nascere anche da un dramma. Io credo che nulla avviene per caso e tutto può avvenire in vista di qualcosa di più grande. Questo non sta a Dio, sta a noi. Passare da un momento così difficile e far emergere valori grandi, che si chiamano solidarietà, che si chiamano riflessione, che si chiamano dare all'essenziale il suo posto e non perderti in sciocchezze, non finirla in polemiche, quando invece abbiamo bisogno di ricostruire dei ponti, non solo fisici come questo, ma di raccordi, di possibilità, di... E questo, e la nostra gente questo l'ha intuito, dopo l'emozione iniziale che è stata anche mia, perché anch'io ho chiesto perché a Dio stesso, no? È istintivo, è forse naturale, Gesù stesso ha detto a suo padre perché mi hai abbandonato quando ero in croce. E però poi ha concluso dicendo: padre, io nelle tue mani affido il mio spirito. Ecco, io sono convinto che da un dramma possono nascere cose grandi. Dio questo lo vuole, in questo senso vuol camminare, però sta a noi rispondere. È solo questo.